Aspetta, aspetta, ti introduco. Ok. Ok, proseguiamo il pomeriggio con il secondo intervento e il poeta Saura Albisani, gli lascio la parola. Io comincio, devo dire anche qualcosa di me stesso da un punto di vista caratteriale, quindi comincio disapprovando tutto ciò. Io sono profondamente e dichiaratamente ostile a tutta questa dimensione della ipervisibilità. Insomma, siamo in una società orwelliana senza rendersene conto, e lo siamo ogni giorno di più. Consumisticamente, politicamente, onanisticamente, potrei continuare, non lo faccio, però per quanto mi riguarda va diretto, ecco, io non sono mai stato e non sono da nessuna parte, non so, TikTok, ping pong, non sono da nessuna parte, e quindi ho torto collo, mi adeguo a questa dimensione, però ci tenevo per franchezza e onestà di rapporto a dichiararlo. Detto questo, l'altra premessa, sempre per le medesime ragioni di franchezza e di autenticità di rapporto, devo dire che, e di questo anche ho imbarazzo e mi vergogno, perché giustamente uno potrebbe dirci, ma allora perché ci stai, perché sei venuto? Cioè, intendo dire, questo tipo di rapporto io continuo, l'ho sempre sentito, continuo a sentirlo e forse non cambierà mai, come inautentico, perlomeno per me non sufficientemente autentico, perché è un rapporto plurale, va da uno a molti. Paradosso, lo dice uno che ha insegnato per 40 anni, quindi dice, ma te sei scemo proprio? Penso di sì, però di fatto per me è rimasta comunque una nostalgia di un rapporto ad persona. Ecco, insomma, io là dove mi sento più autentico, io per primo, e spero anche l'interlocutore destinatario di rimpettare, è quando parlo ad una persona, non a tante persone. Ecco, questo comunque sia, almeno su di me, produce un effetto spiacevole e involontario di inquinamento della prossemica. Ecco, laddove la prossemica per me rimane autentica è quando io parlo ad una persona. E questo porta con sé un corollario, ossia perché questo che ho appena detto potesse essere scongiurato o dribblato anche dal sottoscritto, bisognerebbe che io avessi la percezione empatica che ho di fronte magari non l'una persona, due, tre, quattro, cinque, ma che sono riusciti a creare una famiglia, una famiglia elettiva che poi è molto più importante e rara di quella consanguinea. Insomma, ecco, allora laddove, ecco, ci fosse veramente, insomma, ecco, una comunione di sentimenti, di stati d'animo, allora uno sentisse davvero l'appartenenza ad una piccola cerchia familiare, allora, ecco, questo discorso potrebbe presentare una possibile eccezione, fatta salva l'autenticità del rapporto. Generalmente in questo tipo di situazioni, senza colpa di nessuno, per carità, ecco, non mi sto riferendo minimamente al contesto presente, tantomeno ai presenti, no, è proprio il rapporto. A me, ecco, per me porta con sé questo elemento che ho provato ora così a confidare e che non mi piace, non rientra nella spontaneità e nella percezione d'autenticità che io, viva Dio, ogni tanto avrei anche la nostalgia di avere davanti agli altri. Insomma, voglio dire, col viso 100.000 volte soffocato dalle maschere mirandelliane che, come sappiamo, ti fanno essere 100.000 e nessuno, ecco, ogni tanto, insomma, diciamo, avere anche la percezione liberatoria, libertaria, ecce homo, questo è il mio volto. Accidenti e schifo, però perlomeno è il mio volto, insomma, succede di rado a scuola, succede di rado in pubblico. Quindi, insomma, questa è la premessa.
Per cui io penso di poco appunto anche per una forma di doverosa e opportuna autocensura. Quello che voglio dire subito è questo. Profondamente solidale all'unisono totale con Luca e quanto ha detto, perché si imparenta col teatro. Fosse anche solo vocale, ma è teatro, insomma, no? È la Fonè. Uno degli ultimi drammi di Beckett inquadrava solo una buca, tutto buio, platea e palcoscenico, c'era una buca che sproloquiava. Quindi basta la voce per fare teatro. Allora lì è diverso il discorso, è diverso perché non si rischia più la inautenticità, perché tutti quelli che vanno lì sanno che vanno lì per condividere l'ostensione, ecco, l'ostensione di una interiorità, che tutti pattuiscono di voler condividere. Allora lì siamo nell'autentico. Ecco, laddove invece, appunto, mi allaccio a quanto detto, ho dei problemi, dirai, tieni, cioè, laddove io ho dei problemi è in questo senso. Allora, perché qui adesso appunto io ho dell'imbarazzo? Perché siamo a parlare del concepimento poetico. Ecco, questo è un fatto che riguarda due persone, i futuri genitori della creatura che verrà concepita. Quindi, secondo me, per rimanere nell'autenticità, è un fatto che deve rivendicare la sua privatezza, no, no, non l'ostensione, ma la privatezza. Poi, quando è nato il bambino, allora sarà della famiglia, lo zio, la nonna, il cugino. Certo, una volta nato, allora poi lo concediamo ad un uditorio, allarghiamo la famiglia, ma nel momento del concepimento io, gioco di parole stupido, concepisco solo, ecco, una intimità tutt'al più condivisibile con un'altra persona, insomma, ecco, quella che magari insieme a me, nel caso della paternità e della maternità, si prende e si assume l'onere morale di generare una creatura. Ora, ecco, quando questa creatura è una poesia, ma non è per me poi così tanto diverso, perché io ho sempre pensato che le poesie comunque sono creature vive. Se tali non fossero, ma che ce ne facciamo? I bigliettini dei baci Perugina? Cioè non servono, non servono. Ci sono secoli e secoli che ci hanno insegnato e ribadito Carmina non dat panem. Ormai non lo può negare più nessuno, tantomeno nell'epoca del consumismo. Quindi la poesia non serve a niente. Intanto partiamo da ribadire questo concetto. Allora, appunto, perlomeno deve essere qualcosa che pulsa, palpita, che parla di vita perché è vivo, insomma. Allora, in quanto sale, ecco, insomma, ma con rispetto di tutti, per carità, io capisco di essere non solo in minoranza, ma forse è tanto se ne trovo uno disposto a condividere quello che sto dicendo, ma la ritualità di stamani, scusatemi, io non la posso condividere, ecco, tutta quella autopsia dell'atto neonatale del testo poetico, quel prendere bisturi, resecare, tagliare questa parola, no, quella sì, questa la spostiamo, cioè qui siamo dentro l'alveo del concepimento, siamo in uno stato interessante. Ecco, allora, io personalmente non ho mai fatto e non credo che farò mai o sarei disposto a fare o farei comunque con piacere e soddisfazione questo lavoro e questa esperienza così, diciamo, di chirurgia a cielo aperto, insomma, ecco, non so, con una specie di taglio cesareo e per tirar fuori la poesia, insomma. No, sinceramente no, ecco, io in questo non credo, mentre credo molto, come ho detto e ripeto, una volta che è nata la poesia, poi come i bambini purtroppo, non sempre nascono vivi, spesso in passato, se è nata viva, allora cosa succede? Succede che la mostriamo al mondo, la diamo al mondo, insomma, e allora sì, Luca, ecco, allora lì sono d'accordo e le due cose non sono in contraddizione, non sono in contraddizione, almeno dal mio punto di vista.
Questo, diciamo, è tutto un discorso preliminare per spiegare dunque che la mia Iket Nunc in questo momento insomma, è una posizione un po' anomala, un po' imbarazzata. È anche la ragione per la quale tutto sommato ho pensato, quindi c'è anche una premeditazione, non è nemmeno un reato preterintenzionale, è premeditato, una premeditazione, perché ho pensato, ho detto, ma come faccio a limitare, mitigare, arginare questo rischio nel quale cadrei involontario, di inautenticità, ma io scrivo qualcosa, poi come delle pillole, insomma, voi potete prenderle o anche non prenderle. Quindi io direi che la mia conclusione è poca cosa ed è proprio questa, insomma, ecco, io penso di leggervi qualche aforisma, anche, proprio come farei con me stesso, perché io non ho quasi mai, salvo su commissione, o committenza, non ho quasi mai la tentazione del saggio lungo, insomma. Io prendo frammenti, a volte poche parole, si dice aforismi, no? Ma io direi più frammenti, che poi spesso tali restano. Quindi questi sono, ecco, sì, come ho detto, sono pillole che se qualcuno ci intravede o è disposto all'esperimento e vede che gli danno un beneficio, bene, se no, amici come prima, mi auguro che lo diventiamo. E sono quasi sempre, come appunto spesso mi capita con me stesso, riflessioni di natura anche molto, molto pragmatica, insomma, ecco, non, per esempio, ciò che distingue la poesia da tutto il resto è il ritmo. Ecco, il ritmo è il cuore della poesia. Ecco, vabbè, sarà banale, ma per me questa è una cosa importante. Allora, a dei giovani, io sento il dovere di dirlo, in un momento di Babele dei generi letterari, anzi di giubilazione dei generi letterari, anzi di decapitazione e ghigliottinamento dei generi letterari, perché molti non sanno neppure cosa vuol dire e cos'era il genere letterario. Bene, allora se c'è un discrimine in un momento babelico nel quale tutti, senza saperlo, siamo impoveriti dall'assenza di una coinè poetica, perché la terra del quinto secolo era grande? Perché te potevi scrivere diverso da un altro, ma c'era una coinè e noi non ce l'abbiamo più. Questa non è libertà, è liceità, che è la sorellastra della libertà, è una pseudo libertà. Ogni grande civiltà ha avuto una coinè. Pensateci, Pericle, il Rinascimento, troppo lungo il discorso, ma comunque noi non abbiamo una coinè. Di conseguenza sono caduti gli argini che permettono, utilmente e profilatticamente di distinguere i generi letterari e di capirci qualcosa di più nel prodotto e nell'esperienza creativa. Quindi allora io salverei appassionatamente questo principio, cioè ciò che distingue la poesia da tutto il resto è il ritmo. Quindi sempre e comunque dovessi dare un primo consiglio è questo: preoccuparti e verificare se quello che hai scritto ha un metronomo, ha un ritmo, capite il discorso? Ecco, bellissima frase di Montale che parlando della poesia di Zanzotto disse e scrisse: il suo metronomo è il batticuore. Questo lo disse Montale di Zanzotto. Ecco, appunto, un metronomo ci vuole, ecco, ci vuole. Se non c'è il ritmo, hai guai, attenzione. Ecco, il ritmo è il cuore della poesia. Ecco, come nel corpo, anche nella poesia, il cuore non può smettere di battere. Se la poesia è nata viva, e se è nata viva, resta viva, deve avere un sistole, diastole, deve avere insomma un cuore di qua.
E magari allora si capisce, si percepisce laddove va incontro alla tachicardia, come i bambini, come i gatti, le emozioni cambiano il ritmo, il battito cardiaco. Oppure quando è incredibile perché la salita è così, ma quel cuore non accelera quanto quello di un altro, per forza di Fausto Coppi. Capite il discorso? Ecco, allora il cuore è fondamentale, il ritmo è fondamentale. Il ritmo è il discorso poetico, è ciò che alimenta la memoria. Del resto, il Musée de la Palice, ma comunque è innegabile. E non c'è memoria senza poesia. L'ha ricordato giustamente anche Luca dalla Notte dei Tempi, fin dalle origini. Ma per la medesima ragione è vero anche il contrario. Non c'è poesia senza memoria. Quindi la memoria ha bisogno del ritmo e il ritmo è il cuore della poesia. Del resto ce ne darebbero la riprova, se volessimo, anche i verbi, perché il cuore nei verbi che riguardano la memoria ce lo trovi sempre. Ricordare, cor cordis, ricordare. Apprendre par cœur, ricordare in francese. To know by heart. Cioè, tanti verbi hanno il cuore. Bene, ecco, quindi il cuore della poesia è il ritmo. Dove non c'è, io arrivo a dire, diciamo, minacciosamente, tanto non mi cacca nessuno, dove non c'è ritmo non c'è poesia. Quindi dovessi essere io solo assolutista, arbitro e giudice dei risultati di un certamen poetico, ecco, prima ancora di entrare, pensate un po', quanto siete fortunati che quello che sto dicendo non possa accadere. Prima ancora di entrare in tematiche, argomenti, eccetera, io la prima cosa direi, allora, dove non c'è ritmo, non c'è poesia. Poi, d'accordo, il ritmo si può anche rimanere dentro il ritmo canonico, dentro la regolarità metrica, si può anche reinventare. Ecco, Eliot diceva che il verso più difficile del mondo è il verso libero, ma sottolineava che con questo lui intendeva dire il verso libero è tutt'altro che aritmico, è semmai una condizione itinerante degli accenti che fa sì che tu on the road devi costantemente, e mai dimenticarlo, reinventarti il tuo ritmo, reinventarti il tuo ritmo, non che non ci sia ritmo. Ecco. Nell'altro caso è come se ci fossero delle stazioni prestabilite, insomma, ci sono delle battute, ecco, che sappiamo, come nella musica, quelle sono in battere e non sono in levare. Un altro tipo di ritmo reinventa, e a volte può reinventare anche pericolosamente, anche rischiosamente, ecco. Però è fondamentale questo misurarsi col ritmo. E il ritmo appunto va a braccetto, dicevo, della memoria, del resto saggiamente i greci dicevano essere la madre della poesia. E veramente lui diceva anche di tutte le muse, le arti, ergo anche della poesia, insomma, no? Quindi altro consiglio, l'esercizio poetico, l'esercizio della memoria, l'esercizio della memoria poetica è fondamentale per la pratica poetica. Ecco, questa è anche un'altra cosa che si sta sempre più allegramente e velocemente dimenticando. È esistita un'epoca, una scuola nella quale la memorizzazione della poesia era non soltanto importante, ma imprescindibile. Non era soltanto presente, ma addirittura a volte invasiva. Non voglio sembrare il passatista più passatista del mondo, ma comunque da 1000 a 0 mi sembra una recensione un po' esagerata. Oggi, se io a uno studente gli domando, ma sa una poesia a memoria? Scusa, come? Non risolverò forse nel mezzo del cammino della nostra vita, però probabilmente alla fine della seconda terzina non ci arriva. Questo è quanto. Ed è una forma è un'operazione che tende a indebolire la memoria perché, in fondo, degli smemoranti si governano più facilmente di persone che conservano la coscienza e la dignità della memoria. Ecco, degli smemorati sono persone più
intruppabili in uno spirito gregario. Gregario viene dal greco, insomma, ecco, quindi chi non pensa compra. Ecco, l'equazione che poi arriva alla fine di una società di smemorati, alla fine poi è questa, insomma. Ecco. Quindi la poesia e la memoria poetica hanno anche un grande valore civile, morale, sociale, di conseguenza anche politico. Tu ti sei cibato profondamente solo di quella poesia che hai imparato a memoria. In fondo la prova del 9 è semplice, semplice. Non importa raccontarsene tanto, tutti siamo bravi generalmente e spesso privatamente a fare come la volpe di Esopo che tenta di raggiungere il grappolo insieme al muro, poi va via e dice tante racerbo. In realtà non ci arrivate, era un bel grappolo maturo, però se la racconta e dice vabbè tanto la scelgo. Quindi non ce la raccontiamo. Allora, io mi sono cibato solo di quella poesia sulla quale mi sono sgrugnato per imparare la memoria. Ecco, quella ho imparato a memoria, veramente l'ho ingerita e digerita e diventa energia, diventa organismo. Ecco, ma altrimenti l'altra io l'ho letta. Lascia il tempo che trova, insomma, è un fast food anche di dubbia qualità, può anche fare indigestione, insomma. Ecco. Quindi questo è un'altra piccola pillola, un consiglio pragmatico e volentieri, anche per esperienza personale, posso dare. Insomma, il ritmo è ciò che sposa la poesia a tutte le manifestazioni, chiamiamole cosmogoniche, insomma, no? Il ritmo del cuore, il ritmo del respiro, il ritmo del giorno e della notte, il ritmo della corrente del golfo, il ritmo dei pianeti, il ritmo degli elettroni che girano intorno al nucleo dell'atomo, rigiratela come volete, ma insomma il ritmo, ecco, è la base del fiat, non per il Torino, ma proprio nel senso più biblico e universale, insomma. Oriente e Occidente in questo senso vanno d'accordo e non si contraddicono. C'è un bellissimo detto che una volta conosciuto non te lo scordi più, almeno a me è successo così. È una frase induista, qualcuno magari la conosce, bellissima, dice Shiva creò il mondo con tre passi di danza. E questo lo dice tanto, dice tanto. Se non c'è un ritmo non danzi. Siamo di fronte ad uno simbolo. Come può esistere una danza se non c'è un ritmo sul quale poggiare questa danza? Quindi il ritmo, d'accordo. Ma c'è qualcuno che sta tenendo conto, perché magari ho già sforato, non so, io. Libero. È vero? Va bene, allora un'altra pillolina potrebbe essere questa, utile forse. Perché scrivo? Suggerimento che posso darvi è questo: secondo me la poesia antica si è interrogata sull'essere. Ecco, la poesia moderna ha cominciato a interrogarci sull'esserci. Sembra una differenza minima, monosillabica, per di più enclitica, però in realtà è un grosso balzo in avanti nell'autocoscienza, insomma, è traghettare la medesima esperienza conoscitiva un altro argine di consapevolezza, insomma. Ecco. Cioè noi dobbiamo tener conto di questo, insomma, ecco. Ci dobbiamo caricare del senso di responsabilità che chiunque, ciascuno di noi deve avere nel momento in cui ha la certezza di percepire il mistero. Se poi non lo percepisce affatto ed è un materialista, buon per lui. Se non lo percepisce affatto ed è un fideista e ha una confessione di fede, buon per lui. Ma ecco, in tutta una fascia, credo abbastanza vasta, ecco, di umanità che non è disposta a idolatrare la materia e tuttavia non riesce a fare per tanti motivi l'atto di fede, ecco, allora diventa fondamentale, secondo me, assumersi
peso morale della coscienza del mistero. Ungaretti diceva che la poesia non è poesia se non porta con sé un segreto. Ecco. Io credo che alludesse a ciò che malamente sto cercando di dire. Insomma, ecco, una ricerca di senso, ecco, un'esausta domanda di senso. Ecco. Direi, ecco, da questo punto di vista che chiamerei ontologico, la poesia è una cosa seria, ecco, rappresenta a tutti gli effetti un quarto sentiero. Di fronte all'obiettivo di forare il velo di Maya della conoscenza passata dall'altra parte, no? Della conoscenza del mistero, è una quarta via che si affianca a religione, scienza, filosofia. Non è nessuna di queste tre. Ha una sua identità autonoma, e questo è singolare e preziosissimo. Insomma. È stato detto, per fortuna, e io lo condivido profondamente. Insomma. Il poeta può avere a che fare con la filosofia, ma non è un filosofo, può avere a che fare con la teologia, ma non è un teologo, può avere a che fare con la scienza, ma non è uno scienziato. Però, invertendo i ruoli, si può dire la stessa cosa degli altri tre. Ecco. Quindi, insomma, in questo senso, la figura del poeta non è così secondaria. E dovrebbe elaborare una, così, diciamo, un vademecum di doveri deontologici. Cioè, poco si parla della deontologia del poeta, appunto, proprio il fatto che normalmente è invalsa la convinzione della poesia non serve, non si vende, quindi chi va a perdere tempo pensando ai doveri, insomma, ecco, all'elenco dei doveri primari di un poeta? Ma se si proietta la vocazione poetica in questa direzione e dimensione che sto dicendo adesso, appunto di interrogazione, assumersi l'impegno della ricerca di senso, allora ecco, anche i doveri sarebbero importanti. Tra questi io metterei in primo piano un dovere oggi, obsoleto e tragicomicamente passato in moda, sapere ascoltare. Questo l'ha detto anche Luca, bravissimo, condivido a mille, perché la nostra è una società che ha clamorosamente disimparato ad ascoltare gli altri. Insomma, la parte più preziosa di una futura poesia nasce spesso in embrione nell'ascolto. Ecco, se io fossi qui a parlare di me, ma per vostra fortuna non l'ho fatto e non lo faccio, ma io potrei aprire un libro delle poche sciocchezze che ho scritto e ricostruire di tantissime l'occasione, anche montalianamente parlando, che era un ascolto. Dietro c'è stato proprio il fatto che in alcuni momenti io mi sono reso conto e ho detto: ma guarda, devi ascoltare, cioè qui si sta dicendo una cosa importante. Quindi l'ascolto, secondo me, è assolutamente fondamentale. Noi, ecco, viviamo appunto in un'epoca, dicevamo prima, caotica, nella quale tutto si fa, basta uscire dalla strada, tranne ascoltare l'altro, che può essere il vento, può essere il tuo compagno di viaggio in treno, insomma, in questo senso l'elenco è esaurito, il concetto però è il medesimo, insomma, ecco. E nell'esercizio dell'ascolto, questo lo sottolineerei, la poesia ha a che fare con la carità. Ecco. Cioè diventa, nell'esercizio dell'ascolto, la poesia diventa a suo modo un atto di carità. Significa che qualcuno ti sta a cuore. Penso, per esempio, alla cura di Franco Battiato, per esempio, quando ti sta a cuore qualcuno, allora è solo allora l'ascolti. E allora sta accadendo qualcosa di poetico. Poi prendere a forma verbale o meno, non importa, non è così importante. Ma la cosa più importante è ciò che sta sotto quella forma che assumerà. E ciò che sta sotto la forma che assumerà, fosse essa verbale, canora o plastica, è l'ascolto. L'ascolto è già scrivere con un inchiostro invisibile. È solo dopo, quando Sciali ti prenderà
prenderà visibilità, ma se prima non c'è stato quel gesto dell'ascolto, non comparirà nulla sulla pagina. Ancora, e per concludere, direi come il fiorellino, non ti scordare di me, lo dice la lingua, ecco, lo dice la lingua, mi raccomando. No, noi siamo in un momento devastante, cioè, voglio dire, pensate che da queste parti del 500 all'epoca di Machiavelli, se tu ti intendevi intorno a una parola straniera, ti davano uno sganassone, ti facevano cascare tutti i ponti dei denti, perché non si poteva, la vitalità di una lingua la si misurava da quanto rigoroso era il alt alla frontiera per i forestierismi. Niente, niente. Landsknecht. Ma va via, sono i lanzichenecchi e via discorrendo. Ecco, noi oggi si apre bocca su 10 parole, 11 sono angloidi, calambur, cocktail di slang di linguaggi d'ogni specie e d'ogni salsa. Quindi la lingua è a rischio. Quindi, ecco, direi mai abdicare alla coscienza che un poeta serio lavora per la lingua. Attenzione, non ho detto anche per la lingua, io direi soprattutto per la lingua. Cioè, veramente su un piano di speranza, se vogliamo credere all'identità condivisa di una società domani, non di dopodomani, ma già di domani, anche dei vostri figli quando li avrete, cioè se non si lavora per la lingua, voglio vedere come parlano e cosa parlano. Io mi consolo pensando non li ascolterò, non potrò ascoltare, ma voi ve li dovrete ciucciare e ascoltare, e forse non sarà piacevolissimo, secondo me. Insomma, lingue nascono e muoiono, o non si dice le lingue morte. Quindi attenzione, la lingua non è un terminesolo, non è come questi uomini d'acciaio dei film americani. Insomma, le lingue muoiono. E muoiono anche l'inquinamento, esiste l'inquinamento linguistico. Guarda caso, è quel genere di inquinamento che si parla di meno. Si parla di tante forme di inquinamento, cielo, acqua, però dell'inquinamento linguistico generalmente i telegiornali non danno mai grandi notizie. Invece, secondo me, è uno, non dico il solo, non dico il primo, ma è uno tra i più pericolosi, potenzialmente semina zizzania proprio, insomma. Ecco, quindi siamo di fronte alla lingua esposta incessantemente alla contaminazione, alla degenerazione, al tradimento della sua funzione, che è la funzione di essere il verso dell'uomo. Ecco, quindi il poeta in fondo è questo, insomma, è il garante, il depositario di questo ruolo fondamentale di custode del verso dell'uomo, insomma, come l'uccellino scinguetta. Se non vogliamo ritrovarci tutti presto, non lo so, a ragliare, grugnire, ruggire, abbaiare, dobbiamo prendere coscienza e gelosamente difendere, questo dire, il più possibile il verso dell'uomo. Insomma. Perché? Perché prima delle lingue morte esistono le lingue mortificate. Ecco, dalla mortificazione alla morte, e sia pure in tempi lunghi, il passo è breve. Quindi abbiate timore, diffidate della mortificazione a cui sono esposte le lingue per la merce, il mercato e via discorrendo. Perché veramente, ecco, qui si parla di qualcosa di molto concreto, insomma, ecco. Cioè il processo di impoverimento dell'essere, del patrimonio lessicale di una lingua come la nostra, se andassimo a studiare le statistiche, è devastante, ma basta entrare in un'aula scolastica. Una volta bisognava fare la parafrasi, uno piange e si rassegna, no? Ora bisogna fare la parafrasi della parafrasi. E non sto esagerando per fare una battuta di spirito, è la verità. Io 30 anni fa, non lo so, sulle grazie facevo la parafrasi. Ora, quando ho fatto la parafrasi, guardo le facce e vedo diciamo, problemi di serio disorientamento, allarme. Mi tocca fare la parafrasi della parafrasi, appunto perché sta rapidamente diminuendo il bagaglio linguistico di cui
mediamente l'ascoltatore o l'interlocutore, quello che ti ascolta, che parla con te, può disporre, insomma. Ecco. Quindi proviamo a immaginare il poeta, io lo chiamo, mi sono fabbricato questa immagine, come un logoforo, ecco, cioè uno che assume su di sé il peso delle parole, ecco, porta su di sé questo peso e la responsabilità di restituire appunto alla parola il peso giusto e necessario. Non dimentichiamo che a volte gli etimi ci insegnano profondamente. Ecco, anche ieri si parlava giustamente di pensare, no? Ecco, questo verbo decisivo della storia dell'uomo, della vita dell'uomo, come dice Ungaretti, no? Pensare, ma chi ce lo eredita? Da dove arriva? Guarda caso, è importantissimo, arriva dal latino pesare. Pendere ha prodotto poi il nostro pensare. Quindi veramente bisogna vedere il poeta come uno che si assume il dovere civile, politico, che oltrepassa di gran lunga la sfera del suo privato, ecco, di garantire, restituire e garantire alle parole il loro peso, ecco, il peso delle parole, insomma, ecco. E per far questo, dunque, ecco, ciò che sto dicendo porta con sé il consiglio di pesare, pesare molto, essere severi censori delle proprie scelte lessicali. Ecco, non accettare con una dose eccessiva di istinto quello che ti viene alle labbra. Va bene anche un primo moto nel quale prevale l'istinto, ma dopo, ecco, prendere in mano la bilancia e fare anche un lavoro di valutazione autocritica del rapporto fra quello che era il senso che tu volevi comunque consegnare a chi legge, e il peso delle parole che tu hai scelto, insomma. Concludo davvero stavolta, ecco, a questo punto mi avvicino anch'io, ma anche per una questione di coerenza e di rispetto delle consegne. Ci hanno detto di tenere conto del verso di Niccolò, mi sembra giustissimo, bellissimo, un consiglio che sono ben felice di raccogliere e di assolvere, e quindi provo a dire qualcosa anch'io su questo filo di lana che ha caratterizzato il percorso del nostro incontro sin da stamani, perché mi pare, se non sbaglio, che in questo verso di Niccolò abbiamo parlato tutti, quindi lo faccio anch'io. Ecco, ci provo senza costringerlo a dire quello che ha da dire, soltanto nello spazio dell'emozione, del linguaggio che dà voce all'emozione. Un bagliore tremolante si fa strada nel buio del cuore. Ecco, torno alla deontologia. Potrebbe essere letto deontologicamente nel senso dei doveri del poeta? Potrebbe nascondere un suggerimento riguardo a quello che è il compito e il ruolo anche pubblico, anche storico, anche politico del poeta? E non è forse un dovere gnoseologico, di conoscenza, di ostinato bisogno di conoscenza, quello che deve assumersi chi scrive dei versi? Ecco, forse il bagliore di cui parla Niccolò è quello che il poeta ha in mano quando scrive. E cosa dovrà farne? Qual è il senso e l'utilità dell'atto della scrittura? Qual è il rapporto tra la scrittura e la via da seguire? Qual è il rapporto fra la parola e la luce? A questo punto mi viene irresistibile ripensare al ventunesimo del Purgatorio dantesco. Siamo a cavallo fra la quinta cornice, e quella dell'avarizia e della prodigalità, e la sesta è quella della gola. Allora, lasciamo da parte la vicenda personale di Stazio, che dopo 500 anni di purgatorio si sente
purificato, pronto per salire in paradiso. Ecco, soffermiamoci piuttosto sul ruolo di Virgilio nella storia esistenziale e poetica di Dante. E dunque, ecco, riflettiamo sul ruolo della poesia. Come già per Stazio, anche per Dante, Virgilio è il Tedofo. Ecco, la Teda era una fiaccola, no? Nell'antichità. È colui che lo ha guidato verso la poesia. Lo dice. Ma la poesia è la prima tappa di un cammino ulteriore. La poesia per Dante guida verso la fede. Rileggere per credere, il 21° di Monsignor di Bologna. Si realizza quella che potremmo quasi chiamare un'equazione, poesia uguale fede. Qui Dante parla per bocca di Stazio, sulle cui labbra mette quasi una traduzione endecasillabica dei versi iniziali della famosa quarta enologa virgiliana. Secol si rinnova, torna giustizia al primo tempo umano, e progeni e scende dal ciel nova. Fra parentesi voglio osservare quanto sia bello e profondamente vero che la certezza della luce di cui parla Stazio diventi, nella poesia di Niccolò, un bagliore tremolante. Vedete allora che è tutt'altro che improponibile accostare il verso di Niccolò, un bagliore tremolante si fa strada nel duro del cuore, alla celebre terzina dantesca. Facesti come quei che va di notte, che porta il lume dietro sé, e se non giova, ma dopo sé, fa le persone dotte. Quindi deve accettare di andare avanti, attentone, al buio, magari batte anche una boccata, si fa un bernoccolo, però intanto permesso ad altre persone di seguirlo come dire, insomma, in un baluginare della luce. Ecco, un ragazzo, scusate se poco, un ragazzo di 20 anni segue le orme del sommo poeta e non ci lascia soltanto la testimonianza, ribadisco, della sua intelligenza emotiva, perché il verso si presterebbe anche a questa interpretazione riduttiva. Non ci lascia soltanto una parola che traduce la sua emozione, ma ci suggerisce l'attualità delle parole di Stazio, che nell'era dei laser non hanno perduto nulla della loro verità. Un poeta è, come ogni suo lettore, un uomo in viaggio. L'unica differenza è che lui, se onesto, illumina la strada per i suoi compagni di viaggio e per far questo deve accettare di andare avanti al buio.